in fotografia, qua di qui ci stiamo avvicinando ai due secoli, ma anche un secolo e mezzo fa, chi fotografava faceva lo scatto e doveva essere buono al primo colpo. In realtà no, perché per esempio i daguerrotipi, che sono lamine di rame argentato, sono fatti in maniera che il fotografo può rilucidare di nuovo la lastra e riesporla. Però l'obiettivo in genere era quello di avere una fotografia buona. Poi quando io ho cominciato a fare fotografia con i rullini, quando avevo i primi anni 60, era già una bella cosa quando da un rullino ci tiravo fuori 6 pose. Al giorno d'oggi si fanno tantissime fotografie. In un matrimonio un fotografo, una fotografa matrimonialista fa dalle 3.000 alle 5.000 scatti in genere. Dico, non sei buone, però si scatta tantissimo, nel senso che uno dirà, verranno un po' di buone. Il mio amico Massimo Reggia sostiene che quando fai tante fotografie per ottenere almeno una buona, ottieni tutte le fotografie schifose. Se è venuta una decente, era la prima. Perché se non cambi distanza, visuale, prospettiva, messa a fuoco, se non cambi nulla e semplicemente fai clic 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 clic, sì, magari c'è più o meno tirato il sorrisino, becchi quella che ha gli occhi chiusi, però in linea di massima quello che è richiesto per una buona fotografia che funziona è la progettualità, cioè di pensare prima che cosa vuoi e dopo devi metterti in condizione che si verifichi quello che hai programmato, che vuoi fare e che hai studiato, che hai progettato in maniera che risponda a quello che è il tuo progetto fotografico. Altra questione rilevante, ma le ho ammazzate tante però The Slide. McLuhan diceva il media è il messaggio, cioè non importa solo e tanto quello che dici, ma come lo dici, attraverso cosa lo dici. Quindi per esempio, ecco, c'è un ragazzo che ti manda un WhatsApp e scrive ti amo, e un altro ragazzo, o magari la stessa persona, invece te lo scrive su un bigliettino e te lo nasconde dove tu poi lo trovi in maniera sorprendente. Cioè è importante lo strumento espressivo che adoperi. Ecco, per esempio lì ci sono le stampe di Filippo Natali, che ha utilizzato diverse tecniche fotografiche reinterpretando processi antichi. Certo, si può fare la stessa cosa, andare a fotografare la Devil Tower con lo smartphone, oppure io ho un amico qui di Brescia che ci è andato un bel po' di tempo fa e l'ha fotografato col banco ottico e pellicola. Puoi creare immagini in tanti modi diversi. Se adesso tu, artista visuale, vai in una galleria di Parigi o Berlino o Madrid a proporre il tuo lavoro fotografico e dici io faccio fotografie e faccio vedere quello che fa, e apri il laptop per far vedere le immagini, è difficile che ti diano già ascolto alle prime parole, perché se si vuole operare in ambito artistico espressivo fotografico si lavora sui corpi fotografici, cioè arrivi col portfolio, contenitore adeguato, carte veline, guanti di cotone per guardare le immagini, perché ha a che fare con opere, non con figure. I collezionisti, i galleristi non si occupano di figure, si occupano di corpi, che sono quelli che oltretutto rendono, perché come visto prima non sono fungibili, non è uno per l'altro, non è la bella immagine che può stare sullo smartphone, deve diventare opera significativa che ha corpo. Dopodiché, se si opera a livello fotografico, è vitale, adesso non sto a smontarle, per documentare quello che si fa,
perché tra le caratteristiche della fotografia è quella di sopravvivere a chi l'ha fatta e a chi vi era presentato al soggetto, e sopravvivere anche lungamente. Se è su una buona carta a cotone, se è una bella stampa, può durare qualche centinaio di anni, il che vuol dire che opere come queste possono finire su un mercatino di qui a 80 anni, uno le prende in mano, le gira dietro e dice: sì, è bellissima, ma chi è? Perché l'ha fatta? Quando? Dove? Cosa mi rappresenta? È chiaro che come le fotografie d'epoca come questa, chi l'ha fatta, chi ne ha acquistato la copia, sapeva benissimo chi era. Potasome, la mia maestra, si ricorda, cioè non è in discussione nulla, perché noi operiamo in finestre temporali molto ristrette. Però la fotografia e l'arte no, ci sopravvive. Solo che noi crediamo di essere eterni, per cui che bisogno c'è di scrivere dietro chi è. Al massimo del massimo, zio Carlo. Poi uno guarda, zio Carlo, dove stava, che anno era. Questo è il modo con cui si documenta un'opera d'arte. Cioè un foglio che è abbinato, associato in maniera fisica stabile o con quello che avete stampato, con la riproduzione dell'immagine, e si comincia a dire chi l'ha fatta, che cos'è, quando l'è stata fatta, che tipo di supporto è, con che tecnica, dimensioni, se è una tiratura multipla, cioè tutte le informazioni che poi definiscono il valore, definiscono e aiutano a dare valore all'opera. Valore dell'opera che non è mai coincidente con il valore del mezzo tecnico attraverso cui è espressa. Quindi valore non è la carta su cui è stampata, no, il valore di un'immagine, di un ritratto per esempio. Io ho un'amica che adesso creeremo un evento dedicato alla fotografia, creerà lei, io collaboro, alla fotografia femminile, farà dei ritratti che venderà, secondo me, a poco, a 40 euro l'uno, fotografici, ma il discorso non è quello della stampata che esce fuori, carta e pigmenti, è quanto tempo ci hai messo, quante mostre hai visto, quanti film, quanti cataloghi, quante lacrime, sangue, esperimenti, sudore, rapine alle volte hai dovuto subire, perdite, prima di riuscire ad arrivare ad avere gli strumenti, la competenza, la sensibilità, la preparazione artistica per arrivare lì a fare quella cosa lì. Quindi è per quello che ci sono degli autori che vendono a prezzi stratosferici, perché per arrivare lì hanno dovuto investire la vita intera, quindi stai pagando in pratica quello che loro sono. E dentro quello che crei, soprattutto quando prende corpo, quando non è solo figura, ci sei tu, quindi in parte continui a fotografare o a cercare di fotografare quello che sei, quello cui aspiri, o comunque la tua visione della vita. Quindi questo fotografo qui fotografa così e noi possiamo capire qualche cosa dalla fotografia che fa. Se voi guardate le fotografie di Diane Arbus, entrate in una prospettiva di vita totalmente diversa, e l'immagine, quando è efficace, è espressione dell'artista visuale. Ma non ci occuperemo soltanto di questioni teoriche, emozionali, emotive, empatiche e così via, ci occuperemo anche proprio di modalità per arrivare a esprimere quello che dobbiamo comunicare. Quindi attraverso gli aspetti tecnici della produzione fotografica, che sono il tempo, il diaframma, la sensibilità, come funziona la profondità di campo, lunghezza focale degli obiettivi, il formato usato, la tecnologia, il fotosensore o la pellicola, tutte queste cose qua. Però a differenza degli altri corsi che uno inizia, prima lezione,
impariamo come funziona il tempo in fotografia. E il tempo in fotografia ve lo spiegano sempre, come lo trovate su manuali anche su YouTube, che trovate. Un 1/60 secondo, 125esimo, 250esimo, però se lo tenete lungo rimane tutta la scia del tracciato del... Faremo queste cose, ma non così. Cioè, a noi serve capire il senso profondo e che cosa ci danno e come possiamo sfruttare le scelte di carattere operativo e tecnico. Quindi ci saranno magari qui anche vecchi lupi della fotografia che sanno benissimo com'è coppia tempo-diaframma. Ecco, facciamo tempo-diaframma sì, ma sarà in una maniera un po' anticonvenzionale. Quando parleremo di tempo, vedremo che il tempo non è solo quell'attimo in cui l'otturatore rimane aperto, e anche che senso ha e che cosa produce in effetti quella cosa lì. Impareremo, spero, a controllare in maniera consapevole le impostazioni della fotocamera, poi per carità anch'io ho sempre usato, e poi dipende da che cosa stai facendo. Cioè, se io sto facendo delle riproduzioni di positivi d'epoca, per esempio uso un'esposizione adeguata per rendere tutta la serie di immagini che ho, ma non posso fidarmi dell'esposimetro, perché se sotto l'esposimetro metto un'immagine molto, molto scura sotto la fotocamera per fare la riproduzione, la fotocamera mi dice com'è scura, schiariamola. Metto un'immagine chiara, troppo chiara, scuri, cerchiamo di farla diventare più scura. Mentre invece io sto riproducendo delle immagini che devono essere esposte tutte quante. Io riproduco 100 card e visit, devono essere tutte 100 uguali, perché una è più chiara, una è più scura. Lì mi interessa soltanto la profondità, il diaframma, quindi una volta che ho trovato le faccio tutte uguali, e però posso decidere di mettere un manuale tempo diaframma fisso, oppure ecco un'altra cosa, quando faccio delle trasposizioni in digitale di filmati di Super 8 in pellicola, so che devo regolare la distanza fissa, perché sennò l'algoritmo, il processore di quella cinepresa lì vede che va fuori fuoco e cerca di andare a metterla fuori fuoco, ma proprio magari è fuori fuoco in proiezione sullo schermo. Quindi dipenderà tantissimo da che cosa dobbiamo fare. Quindi se per esempio dobbiamo fotografare un cavallo che cavaliere che salta lo statico, sport, sarà necessario privilegiare i tempi brevi se vogliamo congelare, perché può essere anche che non vogliamo congelare, vogliamo proprio la scia del movimento. Però l'importante sarà avere consapevolezza di cosa dobbiamo maneggiare, per cui decideremo se fare priorità dei tempi, priorità dei frammi, eccetera. Tutti i grandi fotografi fotografano in manuale. Hanno una situazione e gli viene automatico impostare subito quello che ci vuole per arrivare a fare quello che a loro necessita. Per esempio per il reportage è abbastanza importante avere questi automatismi, senza la necessità di dover poi guardare e controllare sempre nello schermo del display, che è un traditore, perché non ci fa vedere quello che voi vedete sul display. Vi sta bene, poi andate a casa, scaricate, guardate sul monitor, nell'altra roba la messa. Quindi è un'indicazione molto molto di massima, fuorviante, ambigua, traditrice. E la fotografia è ambigua e traditrice per il fatto che funziona, e torniamo ancora alla percezione, in maniera molto diversa da come funziona l'occhio umano. Poi vedremo come funziona l'occhio umano rispetto al mettere a fuoco, alla profondità di campo. In fotografia tutti i piani sono schiacciati, quindi si possono creare soluzioni molto originali proprio sfruttando questa caratteristica della fotografia di essere una cosa che è rappresentata su un piano bidimensionale, mentre invece noi stiamo su un piano tridimensionale. Questa fotografia di un caro amico, è Giulio Limongelli, si chiama per la precisione. Quando sei là tutti vedono queste cose, però
è chi è abituato ad avere visioni, che sa che cosa potrà raccontare agli altri. Tutti passano di lì, vedono la stessa cosa, l'artista visuale riconosce, isola, racconta, poi te la mette sotto il naso e a te casca la mascella perché dici, cavolo, l'avevo vista anch'io, ma non avevo visto che si poteva fare così, perché là dietro c'è il fiume, è stata messa come se fosse un modellino appoggiato, ma in realtà è lo schiacciamento dei piani che ti dà questo tipo di visione. Però il fotografo deve avere la previsualizzazione di queste cose qui. Per parlare di fotografia, di tecnica, di impostazioni, di contenuti, composizione, eccetera, sarà necessario, se non proprio partire quasi, occuparci di storia della fotografia, perché comprendere da che cosa è nata la fotografia, che problemi ha risolto, che risposte ha dato e come ha funzionato fin dalle sue origini ci aiuterà a capire come possiamo sfruttarla oggi. Questa è una delle prime fotografie, è una riproduzione di un daguerreotipo di Daguerre, siamo 1837-38, l'annuncio dell'invenzione 39, e lui però fa tutta una serie di esperienze dalla sua finestra, la finestra non di casa sua ma del suo luogo di lavoro, che ne parleremo, e ottiene una serie di queste immagini qui. A sinistra vedete quella famosissima dove c'è l'omino lustrascarpe, se l'avete ancora vista nei libri di fotografia. Quella di destra invece è in un altro momento, difatti vedete l'ombra degli alberi che è molto più ristretta, quindi questa qui è intorno alle 5 del pomeriggio, e quell'altra là invece sono le ore centrali della giornata. Non si vede nessuno per strada, anche se era sicuramente trafficatissima, perché l'esposizione lunga ha cancellato le presenze, ma di questo ne parleremo. Poi un'altra questione è che la fotografia delle origini ad esemplare unico positivo, come il daguerreotipo, ferrotipo e ambrotipo, funziona come uno specchio, cioè l'immagine che viene proiettata, lo vedremo, una questione di ottica, viene ribaltata alto basso, sinistra destra. Alto basso è facile, basta girarla, e sinistra destra invece no, i lati vengono scambiati. Per cui quello lì che è Boulevard du Temple, se andate a Parigi e vi mettete in Place de la République, vedete che la via non va sulla destra ma va sulla sinistra, è ribaltata, è uno specchio. E la fotografava da quella torrettina che si intravede sulla destra del diorama, e stava sopra, era il suo laboratorio, stava sopra la sua abitazione. E da lì vedeva in infilata il Boulevard du Temple, perché mica poteva andare, cioè al giorno d'oggi noi usciamo con i dispositivi, sono comodi, fai la foto. Una volta voleva dirsi portarsi dietro l'universo mondo di attrezzature, quindi le prime fotografie sono nate come esperimento dalle finestre di casa e come risultato di due invenzioni, una di carattere ottico che è la camera oscura, che è quella che permetteva di vedere l'immagine e, come in questo caso, di ricalcarla, e una di carattere chimico che permetteva di prendere l'impronta dell'immagine per trasformazione dei sali d'argento. Il concetto di impronta lo vediamo anche sul dorso di montaggio di cartone delle fotografie prodotte dalla Kodak Camera di George Eastman. E vedete che c'è la traccia di un'impronta di pollice proprio, perché era già comunque chiaro questo fatto che la fotografia costituiva un'impronta di presenza. Quindi ci occuperemo e guarderemo, e non farò vedere solo slide, vi porto poi gli originali da vedere per capire quanto possono essere differenti i prodotti fotografici, quindi dalle stampe su carta, ferrotipi e così via. Mi porterò dietro il mio campionario che ci permetterà di vedere che la fotografia non è solo quel rettangolino su carta che siamo abituati a considerare, per arrivare anche a un grande fenomeno sociale che è la carte de visite,
che ha avuto uno sviluppo colossale, trionfale nella seconda metà dell'Ottocento e che in questi anni io con un gruppetto di amici ed io abbiamo rimesso in gioco sotto forma di Card Visit Contemporanea, che è un concorso che si tiene tutti gli anni, è già aperto, premiazione è verso l'autunno. Cercherò di coinvolgervi e di invitarvi a presentare queste opere qua, anche perché i costi in gioco sono modesti, perché si tratta di fare Card Visit, sono dei rettangolini fotografici e sono ammessi tutti i processi, tutti i soggetti, tutti gli obiettivi, tutte le funzioni, le espressioni fotografiche possibili e immaginabili, con l'unico vincolo del formato. Tra le magie, anche questa è danneggiata da quella rigaccia verde lì, eh? Bisogna che ricarichi tutte queste immagini. Vabbè, però oggi è andata e tanto corsi così non ne faccio più. Ecco, la fotografia è magica perché ci fa attraversare consapevolezza di quello che è, proprio per questo essere suo, impronta di presenza, espressione di presenza. Quindi, per esempio, io dico che non c'è fotografia senza presenza, ma poi dico anche che non c'è presenza di fotografia senza la presenza della fotografia. Cioè, perché possiamo continuare a fare migliaia di immagini che rimangono nello smartphone, poi o perdiamo lo smartphone o comunque ci dimentichiamo di averle fatte, o le mettiamo su un hard disk e ci dimentichiamo dove cacchio le abbiamo messe, in quale sottodirectory di quale hard disk removibile, dove cacchio sta, mentre invece tu apri un cassetto e la fotografia che ha preso corpo la trovi sempre, rimane sempre accesa e sempre lì e ti aspetta, anche quando ti dimentichi di averla fatta. Poi ciascuno sceglie le sue strade. Per un musicista è importante magari la chitarra, il violino, la sua voce, per un cantante, per me è importante la fotografia perché mi permette di interpretare il mondo, la mia visione del mondo, me stesso, capirlo, capire, capirci, anche come medicina verso se stessi, come esorcismo. Cioè, la fotografia può essere tante cose. Per me è una magia fantastica. È una magia fantastica che però ha bisogno, ripeto, di prendere corpo, di diventare un qualche cosa che persiste. Cioè, io sapere che c'è qualche cosa che dura, che mi sopravvive, è una sfida a creare qualche cosa che valga la pena di essere conservato. Bella fotografia. Io ho detto, meglio quando su fotografia si dice che funziona. La questione della bellezza è, se io devo fare un esempio, preferisco farlo con la bellezza femminile. Poi ognuno ha i suoi gusti, abitudini, educazione, eccetera. Però, per esempio, io cerco di farti una fotografia, anche a te maschietto. Non sono geloso. Che molto sei molto simpatico, sei quindi molto fotogenico. Non devo farti bella, perché non è importante bella, non è importante così il like della bellezza, perché quello che è importante, per esempio, tanto nel campo maschile che in quello femminile, è il fascino. Cioè, io adoro fotografare persone che hanno fascino, che spesso non sono belle manco per il cavolo, perché bello vuol dire che corrisponde a determinati canoni e aspettative. Ma dopo, dietro questa bellezza, spesso manca il carattere, manca quello scatto in più che non si ferma alla bellezza che poi svanisce, ma è un qualche cosa che trasmette qualche cosa di più profondo. E anche con la fotografia non conta che la fotografia sia bella. Cioè, una buona fotografia non è necessariamente una fotografia buona. Difatti, tantissime fotografie che hanno fatto la storia della fotografia non sono belle fotografie, però hanno lasciato il segno nella storia della fotografia.
tra le possibilità e opportunità di fare fotografia in maniera efficace, valida, persistente e che duri e sia riconosciuta, è quella di occuparsi del banale quotidiano. Avevo fatto delle fotografie, poi queste avevano un senso, una loro filosofia, che voglio raccontare questa cosa qua. Questa è una parte della finale di una serie di fotogrammi, perché la stazione di Brescia era in maniera molto più riconoscibile di oggi suddivisa in campate con le colonne. E allora dicevo, vado con la macchina fotografica, così come ho i fotogrammi sulla macchina fotografica, fotografo le campate, parto dall'inizio, binario vuoto, vado fino in fondo al binario e le faccio tutte. E questa era l'idea. Dopo, a distanza di tanto tempo, prendono un significato, una funzione, un valore diverso, perché quello che allora era normale diventa straordinario il giorno d'oggi. Cioè, esistono milioni, miliardi di fotografie di bei fiori, panorami, tramonti. Per esempio, io un lavoro che sto facendo parecchio anche per un museo è di digitalizzare filmini, per esempio Super 8, fatti negli anni 70-60. E tutti andavano con la loro cinepresina, non c'era la telecamera, e riprendevano il bambino al mare, ma anche in fotografia, la torre di Pisa, la moglie che dà da mangiare ai piccioni a Venezia. Queste persone qua che partivano da Brescia, cavolo, esci in strada e mi riprendi i negozi davanti a casa tua. Cioè, farlo mezzo secolo fa e avere quelle cose che allora sarebbe stata una cagata, ma adesso no. Qui per esempio ci sono le cabine telefoniche che non ci sono più, i vagoni che si chiamavano 100 porte. Si chiamavano 100 porte perché allora c'erano gli scompartimenti, adesso invece c'è la carrozza e sono tutti i sedili, tutti. Invece una volta c'era lo scompartimento, erano 6 posti ogni scompartimento, ognuno con la sua portina. C'erano quelli col corridoio, prima ancora c'erano queste qui, non c'era il corridoio e entravi direttamente dall'esterno nello scompartimento, direttamente. E c'erano, per esempio, quelli che facevano lo servizio col carrettino. Cioè adesso, questo è un lavoro che sarà esposto qua il 28 maggio, anniversario della strage di Piazza della Loggia, perché la fotografia in alto è fatta giorno dei funerali, la fotografia di sotto è fatta 10 anni dopo e adesso sono impazzito, ci ho impiegato 3 giorni per ritrovare i posti e fare le fotografie nella stessa posizione, perché non ci sono più quei posti, cioè quell'albergo lì non esiste più, cioè c'è una casa, è tutto nuovo. Morale della favola, l'artista visuale, poi magari uno dice ma non frega niente di essere un artista visuale, ma ti occorrerà raccontare qualche cosa o metterti in discussione in un modo nuovo e proveremo ad essere trasgressivi verso gli altri, verso noi stessi e proveremo a inventarci e a costruire strade nuove e non a ripercorrere sempre quelle vecchie dei manuali e dei corsi di fotografia tradizionali. Sono arrivato all'ultima.